Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento della settimana con Farming Simulator 2222 nella mitica farma dei fratelli Caponi. Approfitto intanto per augurarvi un buon inizio di settimana, ovviamente, anche se ovviamente la settimana è già iniziata. Ma mi sembra giusto e anche, come dire, una forma di educazione nel ridarvi il buon inizio di settimana, ovviamente, e lo farò anche oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi con il format di Euro Truck Simulator 2. Ovviamente il nostro appuntamento dell'inizio settimana con il Turbo Star di Rough Garage. E quindi oggi vediamo un pochettino, nel frattempo vediamo un po' cosa c'è da fare su questa mappa. Allora, l'ultima volta finalmente abbiamo acquistato le mucche, poi abbiamo apportato alla farm una piccola modifica. Eccoci qua. Abbiamo apportato una piccola modifica. In pratica, per cercare di ottimizzare lo spazio, ho tolto il vecchio silos multifruit, quello enorme, e ho messo il bunker per la raccolta del concime, ecco. E poi ho messo questo silos multifruit che è stato votato, e quindi questo qui color legno naturale. Ovviamente poi qui abbiamo messo, l'ultima volta abbiamo installato anche un punto dove poter riparare i mezzi, perché prima era sotto il silos, e poi infine qua abbiamo le nostre produzioni con le rovaglioni. Adesso vediamo un pochettino cosa ci offre la ditta. Allora, irrorazione, ce l'ho qualcosa qua. Quanto va? 379. Ma io quasi quasi farei presto oggetti. Allora dovrei avere una manta di l'erbicida sta qua, ottimo. Ora devo andare a vedere anche se vai da zio tappo, vai da zio tappo, vai da lo re, vai da lo re, vai da quella, vai da zatta, da macho king, da macho king, dimmi quando è che vai live te. Oi là, presidentissimo. Buongiorno. Poi più tardi mi mando anche a te e alla mitica Chiaretta Nazionale il sound alert. Buongiorno carissimo, buon inizio di settimana. Anche se oggi siamo a martedì, ma diciamo che il canale inizia le attività di questi giorni. Grazie Zap. Guarda, ti dirò di più che stavolta veramente forse ho fatto qualcosa di particolare, perché pure io l'ho riascoltato più volte e mi è risultato simpatico. Ovviamente chi mi conosce sa che sono estremamente pignolo e con ciò che faccio, però questo qua devo ammettere che darà filo da torcere a Sarra Gippen. Mo' piano piano cercherò di fare i sound alert un po' a tutti i canali amici. Sto
sto ancora valutando, cioè valutando, sto ancora cercando di capire un pochettino con gli amici Coviros e Morven quale sound alert, o meglio quale, diciamo così, famoso famosa canzone dovrò e potrò utilizzare. Sta ancora in fase di ancora, diciamo che ho fatto giusto giusto uno schizzetto, per poi devo vedere un attimino dove andare a prendere e cosa prendere. Grazie, diciamo che ho spremuto bene le meningi. Però l'ho detto, stranamente mi è risultata anche simpatica. Secondo me il file lo passerò anche nel gruppo, nella chat aperta a tutti quanti, perché potrebbe essere anche una suoneria per il cellulare particolare, ecco. Diciassette, diciassette. Scusi, ma perché dice diciassette? Ecco un'altra cosa, si fa sua. 19, 19. Allora, 27, dove sta? 29, 28. Ah, il campo vicino al casarai. Ok, andiamo a fare la nostra sperimentazione. E pensa che la tua vista, no? Tutte quelle tracce sono, la maggior parte sono tutte voci che ho inserite per fare il coro. Io penso che addirittura sta cosa qui l'avevo anche spoilerata durante un'altra live. Avevo canticchiato il motivetto. Detto, speriamo che non sgama, ma fortunatamente sono riuscito a fare le cose. A proposito, se vuoi entrare nella chat vocale, puoi anche entrare. Mi stavo dimenticando di accendere. Ecco qua. Oh, metto pure nella. Ecco qua. Se vuoi entrare, puoi venire nel server. Server into server, come dicono quelli lì a Cambridge. No, in realtà c'è anche Morven, quindi deve essere per forza qualcosa che metricamente in musica e deve essere qualcosa, qualche canzone che parli di una coppia, quindi anche quelle le ho valutate, però siccome sono in due non posso diciamo così escludere anche l'altro. Ui, ma in tutto questo dove devo andare? Ah, dall'altra parte. Ma diventa intanto problematico per adattarli metricamente. E poi ci vuole sempre qualche testo che faccia comunque riferimento a una coppia. E in realtà ho trovato già diverse canzoni che potrebbero andar bene. Poi dovrò concentrarmi sul testo. Devo mettere giù il testo e poi devo vedere quale di queste qua si prestano metricamente al testo, quindi riescono
ad adattarsi, diciamo così. Sì, ho notato che la maggior parte dei Sound Alert loro sono canzoni inglesi, però diciamo che bisogna anche renderle comprensibili alla maggior parte delle persone. Quindi per il momento c'ho tre tracce da analizzare, da mettere giù il testo e poi vedere su quale si adatta meglio. Non posso spoilerare altro, però si tratta comunque di sigle abbastanza famose. Allora, settimana prossima tu, se non ricordo male, riprendi a fare le lives. Olive. Shh. O devi passare ancora qualche giorno? Ah, vieni su Discord se puoi, eh. Ah, ok. Comunque, la Zappaland è molto 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 gradita, eh. Ho notato sia dagli spettatori live, ma soprattutto i singoli video, che veramente sta andando bene. Mi fa enormemente piacere perché hai fatto un grande lavoro, un lavoraccio, hai fatto un lavoro immane, poi ovviamente lavoraccio nel senso buono, precisiamo. E poi perché con piacere, ecco, noto che le persone partecipano in maniera gioiosa e vogliosa di passare il live, di andare a divertirsi sulla mitica Zappaland. Veramente, veramente sta facendo delle visual e cose che non ho mai fatto sto canale. Ah, ma sto bot per caso scrive oppure sta lì buono buono inerme? Io per lunedì purtroppo, siccome mi prendo quella giornatina di stacco, e poi là ovviamente lunedì, è il lunedì creativo, e quando posso butto giù un po' di Sound Alert e mi organizzo un po' la settimana. Ah, può darsi pure, sì. È possibile. Magari per vedere se i due contenuti rispettano le, come si dice, le regole. Può darsi pure. Non avendo, diciamo, il fatto che si devono mettere a seguire ogni utente qua. Può darsi, eh. Poi da sapere, ma tanto alla fine l'importante è che, diciamo così, se sti bot non fanno niente, non è un problema. Il problema è quando invece magari vengono a farti un po' di... Ah! Ma alcune volte non sono proprio i bot, ma magari
Ci sono, diciamo così, moderatori in erba che a volte si divertono a bloccare loro i sound alert, queste cose qua, e quindi vanno ad interferire con il lavoro dello streamer. Allora, vediamo se ci sta qualche altra errorazione. Gli ha tolti 8 domenica pomeriggio e la sera c'erano. Allora hai ragione tu. Quando è così, sì. Allora quando è così, sì. Sì, perché pure io noto che, diciamo così, nella chat ci sono profili strani. Solo che non fanno numero, quindi sì, sono bot in effetti. A parte quelli là che utilizzo io, quindi Streamlabs, queste cose qua, però poi gli altri fanno un po' di sgamiscia. Oh yes, oh yes. Non sono a posto, non sono a posto, non sono Maurizio Max Unce, ma ando sto. Zappation, welcome to Zappaland. Ovviamente vi ricordo che l'appuntamento con la Zappaland è per domenica mattina. Saremo tutti tutti pronti prontissimo per andarci a divertire su questa mappa strepitosa che c'è, che ci ha gentilmente creato il super presidentissimo la Zappartorta. Oh yes, oh yes. Aratura, mamma mia. Coltivazione. Campo 30, ma sì, presta oggetti. Oh yes, oh yes. La la la, tra la la. Noi switchiamo più di là. Aia, ci mancava solo questo tratturiello snodabile qua. Oppla. Ecco qua, allora, il campo 30, ma dove si trova? Ok, dopo il caseificio. C'è. Al ponte. Ah, sì, dove sono andato prima. Occa pacocio. Scendiamo i lampeggianti. Abbisciamo le lampeggiante. Ecco qua. Accendiamo le luci. Oh, ho livellato molto meglio questa parte del terreno. Forse c'è ancora un'imperfezione, però è minima, quindi. Oh yes, oh yes. Pronto, Mi sente, signor pronto. Dab? Quella presidentissimo, buongiorno. E qua è scattato l'applauso. Due secondi e mezzo prima che vuoi via, non si dice.
volevo dire, tu sei troppo positivo nelle cose. Dice, entra il bot solo per guardare, per vedere. Purtroppo entrano e fanno solo danni. E beh, finché stanno buoni lì, Ma allora. buoni lì non ci stanno, perché nel momento che veramente allora se entrano nella live e scrivono, allora sono quelli che dici tu, sono quelli benevoli, perché comunque tu li banni perché sono quelli goliardici, no? Che entrano, che ne so, che ti vogliono vendere i follow, visto come quelli che di solito, Sì, no? Il mi è problema sono capitato. quelli che tu non li vedi, perché se tu non ci vai a guardare non li vedi, perché ti entrano. E capito, stanno lì buoni buoni, e quello mi preoccupa. Buongiorno Cirillo, il nostro Perché Cirillus Cerillibus. nel momento Cirillus, buongiorno, perché nel momento che vedo stanno buoni, lì capito, lì che mi preoccupa. Poi il fatto che li blocco 8 la domenica mattina. Li Sì. banno, li blocco. E uno, tempo, manco 8 ore, che rientra. Mi è passata la voglia, capito? Eh beh, questi sicuramente non ti sprona a fare più di tanto, questo sicuramente. Cioè, è inutile che sto fermo 3 giorni, ma chi è? Aspetta, c'è un animale. Sì, vai, vedremo. Cirillo, buongiorno, il mitico Cirillibus. Mitico Cirillibus, come stai? Ben ritrovato, ben ritornato in Lives. Allora, qua mi manca una cosa però. Vediamo un attimo. Ah, ecco. Ecco qua. Perfetto, quindi si fa control X. Allora, riproviamo. Control S. Imposta. Ottimo, dai, piano piano. Poi le cose si aggiustano. L'importante piano piano riprendere a fare tutte le cose. Così poi dopo ritorni a farci divertire un'altra volta con le tue lives. Oh yes, oh yes. Oh, Cirillo, comunque veramente mi ha fatto piacere perché effettivamente era parecchio tempo che non ti sentivo e tu lo sai, noi ormai qua siamo come una grande famiglia, comunque ci preoccupiamo sempre di chi non vediamo in lives. Anche se uno magari perché non c'ha la connessione, noi ci allarmiamo, cioè, ma questo che ha fatto? Ci ha abbandonato! Sì, alla fine. Oltre ad essere un gruppo di amici seppur virtuali, comunque quando ciò accade significa che la stima nei confronti delle persone c'è, quindi vuol dire che siamo in ottima compagnia e ci sono persone vere che diciamo così, non mi viene il termine, comunque in effetti sì, ci preoccupiamo realmente.
E non è una cosa di Arrieccomi. facciata. Eccoci qua. Sì, Ciri, come stai? So che c'avevi il padrone di casa nel tuo corpo. Che dici, come sta? Mi senti? sta in chat. Sono stato un po' lontano dal social perché non sta andando bene. Eh beh, sì, Gil, quello quando uno non si trova nelle condizioni ottimali di poter cioè, se uno non sta nuttena capo apposta, nel senso che non sta rilassato, cosa, uno stacca completamente. L'importante è che ci stai, caro Cirillus. Insomma, ti dicevo, l'ultima che mi hanno fatto sabato sera, che ero in live, Sì. no? Fecero partire il sound alert di Coviros, no? Quello lì si chiama il Coviros, il punto esclamativo Coviros, che praticamente sarebbe Macio che fa questo. È il come si chiama? Il tacchino Il per tacchino di Coviros. Coviros, che fa il pezzo del tacchino, no? Sì. E praticamente poi dopo l'hanno rimesso e non è partito più. L'avevano cancellato. Ma tu ce l'hai in stream, in quel programmino che ti fa fare i comandi e ti fa partire Sound Alert, Chatbot. o su Sì. Sound Alert proprio? No, 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 su chatbot quello. Ah, Quello io lo carico dal mio computer. sì. Chatbot va al mio computer, prende quel file e lo spara. Sì, lo so perché lo sto Loro hanno utilizzando. praticamente cancellato il collegamento a quell'account, a quel file, perché sul mio computer non posso entrare, ma su Twitch, Twitch, sì. su chatbot, su Streamlab, roba, loro non possono entrare perché entrano col mio IP su quei canali. Perciò poi ti dico, ci sono quelli benevoli che ti scrivono le cavolate su e li banni sulla chat, e poi ci sono quelli maligni che te entrano dentro i tuoi account. Sì, ho capito. Ha fatto bene Cirillo, che mica si può entrare dentro casa così senza bussare, senza niente. Si caccia tutto, si caccia. La zappa, quello in qualsiasi momento ci può dare lo sfratto. Da me è entrato, però ha visto che le vipere non gli è morta la vipera, è ripresa serena. Non c'è trippa per gatti. No, quando ha visto chi ero, ma fatti mi sa che qui non si vince la guerra. È presa di partito. Che strano però, sto fatto tutte queste combinazioni che questi bot Scusa, io tutti i proprio a sound, ti te. ricordi tutti i sound alert che c'avevo, perché parecchi li ho Cirillo persi e non li ho messi sulla 1974 chat, sta no? ospitando la diretta. Vedete, la prima 0 ospiti botta entrati nella me l'hanno diretta. completamente Benvenuti. fumati tutti, siccome io alcuni l'avevo scaricati e sono il computer, li avevo scaricati da che me le passava, che ne so, Maurizio, o li ho scaricati e sono andati sul download, e poi dopo da lì li ho presi, sono spostati su qualche cartella, vatta la Sì. pesca 2 mesi, non mi ricordo più, no? C'era quello che ha scelto Chiara, così non mi ricordo più dove l'ho messo, e non lo riesco più a recuperare, perché poi ti devi anche ricordare come l'ha salvato, francamente. Oh, siccome quando tu li scarichi da WhatsApp te li salva WhatsApp il giorno, tu ti devi ricordare che giorno era quando l'ha scaricato, Però non è tu facile. Perciò alcuni li ho persi, poi me l'ha ripassati Maurizio, me l'ha ripassati te, alcuni, insomma, una e l'altra, e l'ho recuperato. Alcuni li ho persi per bene. Quella volta me li avevano cancellati completamente tutti i collegamenti, perciò io sono rimasto. Addio, stavolta se so, forse li ho disturbati e sono arrivati a romperlo solo uno, no? Perciò vedo, una settimanella sola vedo che non gli fa, perché comunque ieri sera l'ho trovato uno da Macio, quindi continuano a girare su, cioè ormai è che danno fastidio, Dab, è quello il problema. Ma ora, almeno a sapere chi, almeno si palesassero queste persone che magari, non voglio essere cattivi, però Vedi? a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzicca. Non vorrei che magari qualcuno che
visto che ne so, tu magari riesci a circondarti di tante persone, che magari sei riuscito anche a creare un gruppo affiatato, e magari è qualcuno che non riesce e crede che facendo così lui ti vada a mettere in difficoltà, cosa che non è così, perché anzi il gruppo si rafforza ancora di più quando succedono queste cose. Secondo me fai peggio perché in quel modo crei ancora più forza, crei ancora più amalgama perché cerchi di contrastarli in tutti, cerchi di contrastarlo, che comunque io non evito di fare live, cioè non evito di non andare live, comunque domenica ero da Certo. Chiara, ieri sera ero da, vabbè, non c'entra niente, però per dite mercoledì sera arrivato da Chiara, per dite venerdì vado da Coviros, comunque le mie partecipazioni le faccio, poi che ne so, domani sera Certo. trovo Macho King in live, vedete come ho fatto sabato sera sono andato da Macho King. Certo. Comunque dai il tuo contributo a Anzi, tutti. scusa, proprio sbagliato, era martedì che mi hanno cancellato Coviros, perciò Ah. a distanza di domenica, cioè dopo quasi una settimana, ho trovato ancora 9 bot, perciò ancora continuano a entrarmi dentro, ancora continuano a darmi fastidio. Perciò perché? Perché è l'invidia. Quello che abbiamo detto qua anche con Frontpod è l'invidia. L'invidia deve creare qualcosa che a loro disturba. Perché Cirillo. lo stesso show che famo verso gli altri gruppi, dà fastidio anche quello. Ah, quello Perché là video, shootout video, sì. mi sono trovato gente che mi ha detto, dice, perché tu spammi gli altri canali? Spam. Perché, come diceva Razz de Gun sulla pubblicità, la stessa cosa, no? Giusto. Vedi, se sono stupido, perché è questo, se sono stupido, vado a pubblicità Cirillo, vado a pubblicità Dab, vado a pubblicità Drip, tutti quelli che ci sono, insomma, buonanotte, no? Certo, ognuno Ma è. gestisce come meglio crede le proprie attività, i propri rapporti. Volevo approfittare per ringraziare Cirillo sia per l'hosting sia per aver fatto suonare l'inno della Zappaland. Grazie, Cirillo. Però io il problema è questo. Mi hanno detto perché faccio, cioè che mi sono arrivato a dirmi anche perché faccio questo. E non faccio perché so cavoli niente, come Ma dice te, ognuno può fare. Cioè, non può fare più manco quello che ti pare. In casa tua, tra l'altro, nel tuo Non è che vado format. da Dab e spammo il mio canale. Nel mio canale spammo quello di Dab, che è diversa la questione. Sì, più che spammare noi facciamo promozione. Infatti Ho io metterò capito, nella però. stringa promozione canale amici, proprio perché non è spam quello, ma è una promozione che noi facciamo volontariamente. Facciamo conoscere anche altri canali, non solo quelli degli amici, ma pure per esempio chi è nuovo nel canale, entra, noi gli chiediamo che fai, se non streamer, sai, comunque non è che lo facciamo con un numero ristretto di persone, ma in qualche modo lo apriamo un po' a tutti quanti. Quello forse che non riescono a, o non stanno sempre nelle live e magari beccano solo quel momento in cui tu fai promozione al mio canale, a quello di Maciochi, o semplicemente solo così per sentito dire, perché a noi è ciclica la cosa, cioè comunque si ripete, per cui secondo me questi non si guardano No, no, ma. tutti i contenuti e quindi potrebbero anche dire, ah, ma questi lo fanno sempre, non è che lo fanno solo per determinate persone. Evidentemente Però loro questo. questo non ci fanno proprio caso, o non vogliono, o non ci riescono, boh, però sta di fatto che noi lo facciamo a prescindere, non è che lo facciamo Comunque l'ho solo. detto Gabbo. Boh. È che prima o poi, cioè, se speriamo, cioè, loro portano a farti stancare, perché poi alla Sì. fine, dopo, dai e dai e dai, dopo un po' non gliela fai più, cioè, non puoi stare sempre con la preoccupazione che ti entrano, cioè, alla fine io sono stato bannato 5 giorni perché Sì. sono stato segnalato da un utente, Sì, cioè, infatti. non è Twitch che mi ha segnalato, è un utente che mi ha segnalato a Twitch. Sì, Twitch mi ha messo. Si è messo a controllare la mia cosa, alla prima sgarrata che è successa su quello ero stato selezionato, sono stato bannato. Sì. Diciamo che tra virgolette ha ragione, ma ci sono altri streamer che usano lo stesso GIF mia O e magari non no, o vengono bannati.
o magari non usano GIF ma utilizzano la propria immagine, ecco, non diciamo altro. È identica sputata, non cambia una virgola. Esatto, con l'unica differenza che una è un'immagine registrata e l'altra e andiamo avanti. Però, capito, arrivi che comunque va bene, io il mio prossimo ban sarà di un mese. Vorrai arrivare a quel punto? Arriviamoci. Vuoi cancellarmi l'account? Non c'è problema. Voglio dire, no? A me non mi crei un problema perché io non lo faccio per lavoro, io lo faccio per puro e sano divertimento. Ma poi alla fine ne perdi 800 ma ne guadagni 1000, per cui ci vai sempre inattivo e mai in... Cioè, questa è la fine che loro non capiscono, perché i vecchi amici ci stanno, i vecchi amici comunque continueranno a fare quello che hanno fatto, che è promozione ai canali amici, ma anche ai nuovi streamer, ovviamente. Ovviamente a chi merita, non è che noi lo facciamo a tutti quanti, attenzione, noi lo facciamo a chi merita, perché poi vediamo se qualcuno magari, che ne so, si prende lo shootout e se ne esce, o magari gli fai promozione e poi dopo sparisce. Cioè, Totò dice buono sì, ma fesso no. Anzi, come diceva No, Totò, cane sciuno e fesso. E pure quindi fesso. noi lo Io infatti che ho facciamo col fatto? cuore. Io che ho fatto? A Elisa e a Maurizio gli ho detto basta so, basta so, basta. Sì. Oh, ve li dico io. Tanto voi siete lì, ve li dico io. Mi fate il so a Cirillo, mi Sì, fate il sì. so a Dab, ve li dico io a chi falli e chi non falli, perché ho notato anche questo. La gente entrava, chiappava il so, si chiappava le 2-3 follow e se ne andava. No, infatti pure a me è capitato. Infatti, diciamo così, che la figura del moderatore è una figura di fiducia. Se uno mi va a modificare dei file, mi va a bannare Streamlabs, queste cose qua, forse loro non si rendono conto che per noi è un danno, perché noi perdiamo del tempo per settare tutti i bot. E allora quando la fiducia del moderatore viene a mancare, il moderatore è una figura di altissima fiducia e lui insieme allo streamer si assume le responsabilità anche a livello, anche sotto la legge, quindi a livello civile e penale, dei contenuti che vengono scritti nelle chat. E non tutti i moderatori hanno capito che hanno un arduo lavoro, perché non sanno che comunque c'è anche la diffamazione a mezzo stampa, quindi tramite una live, quindi Facebook, Instagram, Twitch, eccetera, eccetera, e quindi credono che essere moderatori in un canale sia prettamente avere la spada e avere il potere di bannare. Questo è qua. Oh, Cirillo, grazie. Sai, il discorso è che purtroppo le persone in generale, quando gli dai un ruolo di moderatore, a volte scaricano un po' la loro frustrazione. Cioè, a volte ti rendi conto che quelle persone poi gli piace soltanto dire io faccio il moderatore per 20 canali, 30 canali, però poi magari non hanno capito che cosa significa e come si fa la moderazione giusta, e quindi alla fine non imparano niente, per cui alla fine i moderatori, quelli diciamo così in ruolo a tempo indeterminato, sono pochi, e poi il resto diciamo così gli faccio fare, come dire, un po' di gavetta, non so se si può dire così, insomma gli faccio fare un po' di esperienza. Poi se meritano, meritano, se non, se meritano di meno, diciamo così, poi li lascio, gli affido qualche altro ruolo, ecco. Ma moderatori, come ho detto adesso, sono ruoli di estrema fiducia. Scusami, Zappa, se... Esatto, perché il moderatore in una live comunque ti dà una mano, anche perché non sempre tu sei attento alla chat, quindi
non riesce a vedere, a leggere se qualcuno ha scritto qualcosa che non va, tutte queste cose qua. Io, per esempio, nell'autobot ho inserito delle parole che, se vengono pronunciate, il ban è automatico. Le bestemmie, queste cose qui, è in automatico il ban, cioè senza pietà. Ho messo il livello più alto e poi ho impostato determinate parole, anche con diciamo così, combinazioni diverse, che poi ovviamente non potranno venirmi a chiedere di essere riammessi, perché nel mio canale, pardon, in questo canale, che è un po' di tutti quanti, desideriamo produrre contenuti per tutti quanti, e siccome ho la fortuna di avere tanti follower molto giovani, allora voglio e pretendo che, in primis da me e poi dagli altri, che si rispetta il buon costume. Poi ognuno nei propri canali è libero di fare quello che vuole, però ribadisco ancora il concetto che, se un genitore mette in mano il tablet al figlio e dice stai buono, allora io devo essere anche complementare all'educazione dei genitori, e quindi non voglio sminuire, non vorrei sminuire lo sforzo fatto. E questo è quanto, caro Zappa. Tu forse mi puoi capire, che tu sei genitore. The patient No, abandonation. sto a leggere. Ah. Sto cercando di capirti, io non ce la faccio. Vabbè, gente, vi devo salutare perché torno a lavorare. Vi ringrazio. Grazie a te per essere passato in live. E grazie per aver E fatto ci suonare. sentiamo, boh, ci ribeccheremo in qualche live. Grazie Per ancora. il momento sto fermo, come si dice. Piano piano. Vai da Zotappo, vai da Zotappo, vai dallo re, Vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, Yamacho King, Yamacho King. dimmi a quant'è che Mamma vai in mia, live ciao te? Cirillo. Ciao! Bitti dai, bitti dai, quando c'è vai in live, bitti dai, quando c'è vai in live. Grazie Zappa, era partita, avevo fatto partire Pitti Dai, la nuova hit. Ah, Cirillo, ieri mi sono divertito. Il lunedì è la giornata in cui, diciamo così, sto fermo, e io l'ho definito il lunedì creativo, perché è il giorno in cui, diciamo così, avendo un po' più di tempo da spendere per me, ovviamente, se riesco, faccio anche i jingle sound alert per i canali amici e per gli amici streamers in generale, quindi mi sono divertito. E ieri è toccato a Pitti. Mi sono divertito tanto. Qualcuno mi ha chiesto di fare qualcosa per il mio canale, però io penso una cosa che non mi viene. Non mi viene per un semplice motivo, perché farlo per me stesso, non lo so, non mi viene l'ispirazione. Mentre invece per gli altri, più o meno, sai, riesco a percepire le sfumature, e poi mi piace anche poter contribuire, che magari un giorno, tipo Pitti, inizia a fare anche lui lo streaming, e c'ha anche la sua sigletta del canale, l'inno del canale. L'ho fatto con Zappa, l'ho fatto con Chiara Error, l'ho fatto pure con Gippo, l'ho fatto per Maurizio Max. Insomma, mi sto divertendo. E poi il fatto che le persone apprezzano mi fa enormemente piacere. Vuol dire che sono riuscito nel mio intento, è quello proprio di dare una mano, un piccolo contributo agli amici streamer.
Grazie Cirillo, diciamo che è una questione di forma mentis. E poi mi fa piacere quando magari qualcuno, sai, come tipo Coviros, mi dice Sarragippo mi è rimasto nella testa, sai, queste cose qua. Vuol dire che senza volerlo hai creato un, chiamiamolo tormentone. Qualcosa che ti rimane nella testa e quindi mi fa enormemente piacere da questo punto di vista qua. E poi l'intento è soprattutto quello di rendere sti sound alert diversi da quelli là, e poi il fatto che li fai tu, diciamo, è tutta un'altra cosa. Cirillo Cirillibus. Ma tu sei pugliese o sbaglio? Cioè, sei mi dicevano che sei pugliese, ma sento nella tua pronuncia, ora non so se perché la mascheri sembri un po' leccese, un picca leccese, ma mi pare pure un picca siciliano. C'è una pronuncia strana, o sarà brindisina? Perché io sono parecchi anni che non sento parlare, diciamo così, il barese, il leccese, eccetera, eccetera, quindi il mio orecchio si è un po' disabituato. Ah, te lecce, ah, sono stato a Lecce nel 2002, sono stato alla caserma di cavalleria là, mi sono scordato come si chiama. Lecce c'è bella città, c'è bella. Mi sta in cialu cuore Lecce. Lusa lento, anzi, lusa lento, che è la sfumatura della T che fa la differenza. Io lo parlo rispettosamente perché non è ironia, ma lo faccio sempre con grande rispetto. Ovviamente sono anche, diciamo, appassionato di lingue e quindi è per questo che in qualche modo più o meno me lo... Gaddipoli! Cirillo! Sinti di Gaddipoli! Mamma mia, ragazzi! Ma che ricordo, voglio... Gallipoli! Gaddipoli! È giusta la pronuncia? Gaddipoli, ragazzi! Ah, bella! L'Italia è tutta bella. Poi ovviamente ognuno di noi ha i posti del cuore dove c'è un certo legame. Piazza Santoronzo, ma ragazzi, sono passati 20 anni dall'ultima volta che sono stato a Lecce. Suntu. Il mio amico fraterno Alessandro, che saluto anche se non sta su Twitch, mi ha fatto bene la scuola. Mi ha insegnato abbastanza bene il leccese. Quindi è per questo che, diciamo, lo parlicchio abbastanza bene. Non lo parlo proprio perfettamente, però diciamo che tutto sommato mi ricorda ancora qualcosa. Mi ricordo molto più il leccese che il barese, anche se il barese più o meno lo percepisco, ma non lo capisco completamente. Però dalle parole riesco a tirare fuori il concetto. Grazie, grazie. Però comunque tu la pronuncia salentina non la fai notare tanto, eh? Per esempio la T, 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 invece a te è un po' più
Cioè, ti ho detto, dai un'inflessione, dai un accento un po' siciliano, quindi è per questo, calabrese siciliano, quindi infatti non avevo capito. Però mo che mi hai detto questo, insomma, forse lo fai pure per, diciamo così, per dizione. Ah, ma tu, ah, è vero, potresti che tu parli con la dizione. Io al massimo quello che posso fare è l'addizione. Come dice, da la somma che fa il totale. Allora, campo 36. 36 è dove sta? Ah, 36 staci vicino alla fattoria staci. Sciamone! Niente, sciamo? Ah, ragazzi. Quando parlo il leccese, ragazzi, c'è un bel legame con quella terra. Allora, io la caserma mi pare si chiamava Nacci. La Nacci. E io sono stato. Ci ho fatto la scuola di specializzazione, la scuola di cavalleria a Lecce. Siamo miste lingue in casina. Sciamo me. Mena me. Sciamo mena me. Mena mena per dire muovi muovi. Me. Ah no, quello è barese me. Me. Ho anche l'eccese, lo sai che mi sorge il dubbio? Mi ricordo men. C'aveva un altro amico che era di Bari, era di Terlizzi, provincia di Bari, che diceva sciamo me, per dire proviamo. Sì, mi ricordo. Oppure dicevano muto, muto, per dire fai in fretta, mi pare muto. Questi sono tutti i residui di memoria qua. Vieno picco do, questa è barese, vieno picco do. Sciamane, vieno do, sciamavist. Amici baresi, amici pugliesi, non è la mia, non è ironia. Siete veramente un popolo meraviglioso, come tutta l'Italia del resto. Però diciamo, come ho detto poco fa, a Cirillo ci sono dei luoghi e delle persone che comunque ti fanno apprezzare tutto un popolo. Voglio. Bella Gallipoli, ragazzuoli. Molto molto bella. Allora, vediamo se mo se mi ricordo come si scende. Allora, Ctrl C. Ah, ecco qua, Ctrl C. Imposta A. Ah, giusto, mi sono scordato che devo fare qua. Ecco qua. Poi così. Poi così. Ui, mo perché non lo carica? Ecco, mo ritorniamo. Là. E il GPS ogni tanto fa questo. Ai ai ai. Ecco qua, ragazzuoli miei, come dice, c'è un altro bravo streamer su YouTube, pare che sta anche qua, che si chiama Nazario Onesta, che pure
Bravo. Infatti lo seguo su YouTube. Un altro bravo streamer che ultimamente, non so se lo conosci, se hai mai seguito i suoi video, ultimamente ha costruito una casa in una botte. Cioè ha creato una botte dove lui ci va a abitare. Ma è una cosa bella. Fatta veramente un gran bel lavoro. Io l'ho conosciuto, diciamo così, in maniera molto fortuita. Praticamente, durante il 2020, praticamente YouTube ti proponeva dei video e mi aveva proposto il video di questo ragazzo che aveva fatto il giro dell'Italia a piedi. All'inizio l'ho iniziato così, lo guardavo così con curiosità, poi ha fatto diverse cose, ha fatto tipo vado a vivere in campagna dove lui nella casetta in campagna costruisce diverse cose, fra cui pure un armadietto, tutte queste cose qua, e poi da là l'ho iniziato a seguire che è bravissimo. Infatti è uno spasso. Vediamo se riesco a mettere su. Quello è Nazario, c'ha la barbetta e c'ha i codini, i capelli rasati di fianco. Bravissimo stream. Infatti poi la serie del Turbo Star, praticamente quando ho fatto il giro delle capitali europee, l'ho fatto prendendo spunto dalla sua sfida, diciamo così. E ovviamente poi durante le live, cioè quando poi facevo quelle cose, lo dicevo che avevo preso spunto da una vera sfida che ha fatto Nazario Nesta. Oh, l'ha preso. Vai. Ah, quindi praticamente l'attrezzatura più è grande, più c'è bisogno di spazio. Questo non lo sapevo. Hanno apportato una modifica alla GPS con l'aggiornamento. Ecco qua. Vieno così con la GPS. Cerchiamo di fare un lavoro decente. Ecco qua. Oggi mi sa che ci dedichiamo prettamente alla... Che si chiama coltivazione. Sì, mi sa che oggi mi faccio un po' di missioni di coltivazione. Recuperiamo un po' di Everons. Cirillo Cirillibus, comunque un altro bravo ragazzi. Ovviamente, per chi non conoscesse, cosa improbabile, Cirillo 1974, anzi 1974, vi invito come sempre a passare nel suo canale Twitch a lasciare un bel follow e a seguirlo, mi raccomando. Promozione per il canale del mitico Cirillo, che è una persona che merita. Mi raccomando, ragazzi, passate nel suo canale. E soprattutto se siete pugliesi di Lecce, a maggior ragione un bel like. Cirillo, ma tu non hai, vero, YouTube? O hai un account YouTube?
Ah, a proposito, ovviamente per chi fosse interessato, adesso vi metto il link. Per chi fosse interessato, specificando, a utilizzare Gamecaster, ho creato una piccola mini guida su come si utilizza Gamecaster. Adesso in chat vi lascerò il link e eventualmente potete valutare, o potrete valutare eventualmente di poter di poterlo utilizzare. Io ve lo consiglio vivamente perché è un software per quanto riguarda la diretta streaming, è leggero e è molto intuitivo, e poi ovviamente diciamo così vi permetterà di non avere, di non farvi i buchi in test, come si dice in gergo, quello per settare i parametri, magari non vi funziona il microfono, tutte queste cose qua. Questo con semplici passaggi ovviamente voi andrete a gestire tutto in maniera ottimale. E vi ho mandato il link dell'ultimo video tutorial, e poi in questa settimana ovviamente continueremo e andremo a trattare il capitolo dei sound alert, quindi sia quelli classici di sound alert, ma anche quelli là con gli stickers. E quindi, come sempre, vi invito a seguire il canale sia qui su Twitch ma anche su YouTube, perché poi così, insomma, mi aiuterete a far naturalmente a far conoscere Gamecaster. E il link è quello che trovate nella chat, ovviamente, per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch. Naturalmente vi basterà digitare il comando punto esclamativo Gamecaster e vi uscirà il link dal quale potrete poi scaricare il software gratuitamente, ovviamente, e quindi poi avrete anche una guida, una linea guida, diciamo così, su come impostare un po' Gamecaster. Lo ripeto per chi non avesse seguito, diciamo così, il primo video tutorial: vi consiglio Gamecaster perché intanto è veloce, è leggero, è intuitivo, e poi tutto ciò che caricate e caricherete nelle scene ovviamente ve lo troverete caricato in cloud, quindi non dovrete scervellarvi per salvarvi tutti i file che vi servono sul PC. Quindi in qualsiasi momento potrete fare l'accesso da un altro PC anche all'altro capo del mondo e caricherà tutto automaticamente. E poi ovviamente, perché anche l'assistenza tramite Discord ha un server dedicato, che ovviamente se avete problemi con il software vi basterà scrivere nel server e loro ovviamente vi rispondono e vi risolvono il problema. Bello grande sto combat, eh? Ciclo, mi pare che pure tu, se non mi sbaglio, giochi a farming. O forse mi sbaglio. Grazie, Ciclo. Comunque il campo 36 non è male. Il 36, ma pure mi pare il 30, quell'altro a mezzo squadrato. Pure sono dei buoni campi. Non costano nemmeno tanto, fra l'altro, eh.
Vediamo un po'. Allora, intanto fammi salvare, che questa non ha salvato ancora nulla. Anzi, come si dice all'eccellente, Nancy. Nancy. O è niente. E mo faccio un po' di confusione, ragazzi. Nancy, mi pare. Comunque, Cirillo, questo il campo 36 è ottimo, ma pure l'altro campetto che è il 30, mi pare. Il 30 pure non è male, come dimensioni. Nancy. Ecco, mi ricordate? 36, 33. Il 30. Esserlo un po' squadrato, però. Un attimo. Usaccio che non parlo buono l'ulecise. Mi sono tu scordato un week come se parla l'ulecise. Sono tu pure 20 anni che non lo parlo più. A picca picca. Sacca. Sacca lo parlare un picca di più. Racciamo, questo per esempio, questo termine non lo conosco. Aspetta, questo mi sfugge, questo termine qua. Ne racciamo. Raccia. Ah, arrangiamo. Ah, non arrangiamo. Se non lo se non sento la pronuncia non riesco a capirlo, Sacca a mettere una picca di antirruggine, vai. Incia la testa. Sacca a mettere murdo di antirruggine. Stamattina stiamo facendo un po' di ripasso della lingua leccese. La petra. Ma qua non ci stanno le petre in già sto campo. C'è sta cinenzi qua. Patrulli. questo è adesso il mitico Cirillo, è entrato nell'eccese stretto. Patrulli. Ah, se riuscissi la pronuncia. Paciutti. Su G, giusto? Che si è fatta piegata là? I paciuggi. Ragazzi, non è facile parlare il dialetto leccese. It's not so easy to talk in leccese. C'era una famosa canzone leccese che facevo. Te lecce simu simu la ra la ra la ra da gun lecce simu simu la ra la 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 da gun gaciamu sciamu la ra la ra la ra nu core noi butamu la ra la ra la ra e poi la parte finale non si dice la la la. Questa, se non mi sbaglio, si canta quando c'è la squadra. A squadra di calcio, lo Lecce.
L'onore mio, caro Cirillo, l'onore mio averti conosciuto, insomma, che è il mitico Fernbus, che è un talent scout. E Fernbus veramente ha fatto tantissimo per questo canale. Il mitico Fernbus Zeratan. Infatti questo canale è cresciuto grazie a lui soprattutto, che ha fatto sempre un po' di promozione al canale nelle sue live. Io quando posso ovviamente faccio la anch'io la sponsorizzazione del suo canale, diciamo così, durante le mie live. Anzi, a proposito, mettiamo pure il suo sound alert qua. Buongiorno, ciao, che Covid TV, benvenuto. Checco TV. Buongiorno a te, benvenuto in questo canale molto strano qua, molto pazzo. Fammi vedere un attimo una cosa. Cavolo. Cirillus Cirillibus. K che coi TV ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Benvenuti, benvenuti, welcome a Fortnite. Oh, K. Grazie mille, Checco. Allora dimmi un po', anche tu giochi a farming? Ottimo, quindi anche tu sei un appassionato del genere. Anche tu sei partito dal 19 oppure sei partito direttamente col 22 o addirittura con Farming 15-17. Cirillo comunque ha avuto la promozione sul campo, eh. Ah, quindi come me. Io pure io sono iniziato, ho iniziato dal 19 e poi, beh, dopo 300 ore ho scoperto alcuni streamer che su Nick, Nora024, Miticaccio, RobbyMello81 e c'era anche un altro che si chiamava Iron Farmer che aveva fatto in quel periodo, aveva fatto dei tutorial su come si utilizzava l'autodrive, come si chiama, insomma, aveva fatto un tutorial e da lì poi ho scoperto, diciamo così, la complessità di farming in generale. Poi ovviamente diciamo che non ho mai utilizzato la season, però posso dirti che proprio perché è diventato meno frenetico, sto apprezzando molto di più Farming 22. Proprio perché, diciamo così, richiede un'organizzazione. Quindi, una volta che capisci come devi organizzarti per non restare a mani vuote durante tutto l'anno, poi
poi dopo diventa ciclica la cosa. Ah, esatto, domanda molto importante. Sì, ti insegna anche se in minima parte, però sì. Io per esempio faccio matura, queste cose qua, non sempre le facevo, invece qua me le fa fare. Ah, console, ottimo. Ecco, vedi che io domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno per i follower del canale vado in live in crossplay sulla mappa la Zappaland, che poi in effetti sarebbe la Helengrand, però mi ha fatto la farm l'amico con la zappa storta. Se vuoi puoi passare anche a fare una partita in multiplayer domenica mattina. Poi vedi che io comunque durante la settimana alterno le mappe PC con quelle multiplayer. Quindi quando leggi crossplay, se vuoi puoi partecipare tranquillamente alla al multiplayer. Stessa cosa anche per te Cirille, poi quando sarai, diciamo così, Ehi Lasso, Alegragia pimpante. ha effettuato un raid. Quattro raiders entrati nello stream. Benvenuti. Wiii, Aleasua, yeah. Buongiorno, grazie per il raid e benvenuti a tutti. Carissimo. Quindi dicevo che se vuoi venire, ecco, puoi venire in live, è certo che lo conosco. Macho King è uno fra gli amici che mi vengono a dare una mano la domenica mattina, ma anche durante il fine settimana, quando c'hanno tempo. Com'è andata stamattina, Ale? Io avevo intravista che eri in live, solo che diciamo così, sono partito anche con qualche minuto di ritardo alla live. Comunque, Ale, puoi digitare un attimo il comando punto esclamativo PTDai, tutto attaccato. Ieri ho sfornato, secondo me, il tormentone, quello che potrebbe essere messo anche come suoneria sui cellulari. Dai, all'italiano. Scrivi punto esclamativo suoni. Così ti escono i comandi vocali. Fai, scrivi punto esclamativo suoni. Monsieur la zappa storta. Ragazzi, qualcuno può far suonare il nuovo comando vocale e il nuovo comando punto esclamativo PTDai. Questo sarà il tormentone. Vai da Zotaplo, Vai da vai Zotaplo, da Lorre, Vai da Lorre, vai dalla zappa, Vai dalla zappa, da Macho King, Da Macho King. Dimmi quando è che vai in live Bitti dai, quando c'è vai live. Bitti dai, quando c'è vai live. Oh, per adesso facciamo sentire anche l'inno della Zappaland. Oh yes, oh yes. È già partito prima. Devi aspettare 30 secondi che poi fa ripartire. No, è sempre lo stesso.
È una questione di. Boh, a me va fluida. Infatti qua nel pannello di controllo mi dice il segnale ottimo, non mi fa. Hai qualcosa aperto? Qualche altro browser aperto? Ah, vedi che può essere pure che Windows sta facendo l'aggiornamento, eh? Quindi va a scatti. È il bitrate basso, forse dei vostri dispositivi. Ah, l'ho messa io, semi-trasparente la webcam. Se quello che vuoi dire, che cos'è quello? Sì, è normale. L'ho messa io sfumata, non l'ho messa, diciamo così, visibile al 100% per non andare a sovrapporsi alla scena. Comunque Zappa, so a breve uscirà anche il Sound Alert, quello lì che partirà prima del ban. Ho trovato una chicca per fare il Sound Alert del ban. È un vecchio brano, non è recente. La cantava Sinatra. Sinatra com'era? Mi pare la sorella di Frank Sinatra. Poi la sentirete appena l'avrò creata. No, Ale, io ho lasciato tutto come sta. Tutto come stava. Ma la tastiera oggi? Ma perdonami, Chicco, non mi sono distratto e mi sono perso un attimino il punto. Cerca di farmi ricordare che. Ma devi sapere, zio, che qua quando andiamo in live, mentre stiamo facendo una cosa, dobbiamo fare altre 100.000. Ah, dire già. Ah, Oberon, sì. Cacchio, ma io qua l'ho chiuso. Qua invece di abbassarlo. Ah, ma stai dal cellulare allora, ok. Il T9 è normale. Sì, Checco, anche io. Ho iniziato sulla Oberon. In realtà pensa che. Ho iniziato a dare un'occhiatina. E io vado! La mappa americana è quella lì standard, non è che mi piaccia tanto, poi invece a breve poi aggiungerò nel format un'altra mappa che mi ha fatto l'amico la zappa storta, la zappa country, e che si alternerà ovviamente alla zappa land, quindi si andrà ad aggiungere alla zappa land il fine settimana e quindi. Quella mappa però, quella lì per il momento è solo per PC, che lui ci ha messo un bel po' di cose, però c'è sempre la Zappaland la domenica mattina che è aperta a tutti quanti. E ovviamente chi vuole partecipare vi basterà semplicemente essere un follower del canale. Lo dico sia a voi che state guardando questo video in replica. Su Twitch e anche su YouTube. Ah, ottimo. Ok, ragazzi, allora potete partecipare tranquillamente. Tutti quanti potete partecipare. A posto, allora siamo a cavalluccio, così la posso alternare al sabato. Allora, campo 36, iniziamo a riscuotere. Campo 36.
36, 36, ecco qua. Raccogliere. Allora, mo andiamo avanti. Ho messo pure la mod. Connor Gol ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Connor Gol, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Oh, grazie mille. Vediamo un po'. Connor. Grazie Checco, mi fa piacere. Mi fa piacere che vi piace il modo come cerco di gestire le live qua. Cerco nel limite di poter far partecipare un po' tutti quanti. Allora, campo 44. Boh, ne prendiamo un altro. 47. Accetta contratto. Ehi, quale mais qua? Qua c'è tanto da imparare, ragazzi. Diciamo che bisogna trovare anche, bisogna essere fortunati a trovare le persone che danno la possibilità un po' a tutti quanti di poter divertirsi insieme, ecco. Quando quelle poche cose che so, ovviamente non mi creo un non mi crea il problema di non mi crea il problema di aver paura di condividerlo. Anzi, se qualcuno, come è capitato anche con Ale Asso, che mi ha chiesto qualche consiglio, io se le so le cose cerco di mettermi a disposizione. Oppala. Ok, puoi fare anche una cosa. Mandami il salvataggio della partita. Sta nella cartella di documenti, Farming Simulator 22, save, vedi che il salvataggio. Vedi che qual è il numero del salvataggio, lo scarichi e me lo puoi mandare anche tramite Facebook. Documenti Farming Simulator 22 e vedi. Allora, la prima cosa che devi fare, apri Farming e vedi quale salvataggio, quale slot, per dirti, ci hai messo questo qua. Se il primo slot, prendi save game 1, lo prendi, fai copia, meglio se lo zippi, altrimenti non fa niente, e fai incolla e me lo mandi tramite Facebook. Io te lo appiano, ti sistemo quello che ti devo sistemare, te lo rimando e tu poi dopo lo ricarichi un'altra volta là sopra e lo sovrascrivi, così ti trovi anche su WeTransfer, sì. Allora, abilitiamo il GPS, control C, ok, vediamo se lo prende, imposta, imposta, vabbè dai. Diciamo così. Così ti livello il terreno e vedo un po'. Tu mi dici soltanto il punto, poi vedo eventualmente se vuoi. Affina un pochettino
Le salite e le discese. Che alla fine poi faccio la prova con i mezzi. Per vedere se eventualmente dietro le stalle, ok, dietro le stalle sarebbero quelle sul campo dove ci ho messo la farm adesso, se ho capito bene, se non ricordo male. Ok. Tanto poi alla fine quello che spendo nel file XLM poi te faccio recuperare, ti ripristino il credito a come lo avevi. Vediamo se funziona qua. Ctrl S, imposta. Questo mi fa sempre il solito problema. Ecco qua, guardate. Qua bisogna guidare, mi pare, per 17 metri. Vediamo un po' se me lo fa fare. Oh, l'ha pigliato, ottimo. Così facciamo il lavoro per bene. Ctrl X, ecco qua. E vai. Il gioco ne è Oberon, se ti avvii una partita mi potresti livellare i campi. Questi campi qua è un po' complicato. Checco. Diciamo che lo faccio a tale perché è un vecchio amico, però io ti consiglio di lasciare i campi come sono. Perché altrimenti non c'è gusto. O magari se le devi creare altri, allora ne puoi creare livellandoli. Però è un po' complicato livellare. I campi soprattutto. I campi, io per esempio, i campi non li livello. Proprio per questo fatto qua. Perché poi devi metterti con l'aratro, devi ricreare il campo. Perché devi prima cancellarle. Quindi. Se trovi anche qualche pezzettino di foresta, un appezzamento di terra piccolino, puoi prendere quello là e là puoi lavorarlo. Quindi perché ti crei da zero il campo. Altrimenti, ti ho detto, secondo me se lasci il campo con un po' di pendenza sarebbe l'ideale. Tu, se non mi sbaglio, ti riferisci probabilmente ai campi che stanno nella parte alta della mappa. Che ho dato un'occhiatina. Diciamo che la bellezza di questi campi qua, tipo questo qui, è proprio il fatto che non è pianeggiante, ma c'ha una leggera pendenza. Ah, sono due campi dell'Helmenkrieg. Poi al massimo puoi valutare se li hai se li riesci ad unire. Sì, zappa, zappa, infatti prima l'ho accennato. Il fatto che la porterò di sabato. Per alternarla alla mitica Zappaland. La Zappa Estate. 47 e 48. Se non sono particolari, io adesso non l'ho ancora, diciamo, dato un'occhiatina così veloce
alla farm che mi ha fatto l'amico Zappa. Quindi poi, poi iniziando a portare anche quella mappa lì, poi riuscirò a focalizzare meglio. Comunque, se non sono particolarmente non pianeggianti, ti converrebbe lasciarli così. Perché poi tieni presente che se tu livelli quei campi là, devi rifare un po' da zero. Eh sì, se c'è quella dell'Hot Peronio qua più o meno, piano piano me la sto ingrandendo. Che un dispendio di soldini non è indifferente a livellarti campo. E quello una volta c'era la mod che ti permetteva di ripristinare i campi come erano. E questo però ovviamente nel 19. O qua purtroppo non sono ancora uscite queste mod e quindi è un po' complicatuccio. E lì poi dopo me l'apro la mappa e vedo un pochettino. Figurati, Checco, mi dispiace non esserti stato utile, però spero almeno di di averti indicato qualcosa di fattibile, ecco. Sì, Ale, mo me la vado a guardare un pochettino. Dimmi soltanto che non è nei pressi di una struttura, perché là è veramente complicato. Zappa, grazie mille per essere passato. Zappa sto porta. La zappa storta, la zappa storta. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Zappa, te l'ho detto che tu saresti diventato molto più famoso del famoso. Chi è sto famoso? Anonimo famoso. Ciao Zappa, grazie ancora per essere passato in live. E grazie di tutto. Dietro alla stalla di Hack, ok. Axel, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno, Monsieur Axel. Hai fatto qualche voragine? Ho dovuto rifare due volte un passaggio qua, però alla fine Ale ho desistito nel livellare sotto il bunker del concime. Axel, tutto bene? Stiamo cercando di recuperare un po' di Everon extra perché qua devo iniziare a comprare qualche altro campetto e poi ovviamente siccome ho l'intenzione di iniziare a produrre le torte mi occorre la produzione di zucchero, poi devo comprare il casa, il caseificio e devo iniziare la produzione. Ale, grazie ancora per essere passato in live. Poi, appena mi ci metto, vedo di risolverti il problema. Ciao, i mezzi tanto che c'hai nella farm lì, se non ricordo male, sono quelli standard, giusto? I trattori, queste cose qua.
Fai ovviamente Oppala, stiamo camminando in mezzo al. Buona carica Pappadore, Ale. Allora, Axel, l'ho fatto lo shootout? Mi sono scordato, vediamo un po'. Sì, ok. Axel, dimmi una cosa, anche tu sei un appassionato di farming? 47, raccogliere. Allora, cosa mi è rimasto? Allora, coltivazione, vediamo qualche campo qua vicino, 48. La settimana scorsa pure ho lavorato su questi campi e ho finito proprio sul 48, proprio sul campo 48. Ok, Ale, poi il link puoi mandarmelo anche tramite Facebook. Così. Così poi glielo passo stesso. Lei non ha risposto. Questione delle mod. Si è aggiunto 2-3 mod per PC quando gioco senza cross. Ok, qualora tu dovessi vedere che magari ti manca qualche mezzo, qualcosa, io poi. Tu me lo dici e ti aggiungo. Fai una cosa, dei mezzi, dei rattori. Vabbè, poi vediamo. Eventualmente, se ci sono problemi, il file XLM te lo modifico, così ti faccio recuperare qualora i mezzi non dovessero essere più sul campo. Ti modifico il file XLM, così recuperi i soldini persi. Sì. Questo qui è un John Deere. Axel, ma sei toscano? Caspiterina, di dove sei se si può sapere? Ah, bellissima la Toscana, ragazzi. Mi trovo? Il 37, ma dove sta? 30 ci sta? Aspettate il momento che mi sono perso. Vediamo un po'. Ah, ma. Ah, 48, 48, dove si trova? 47, 48. 47, l'ho fatto il 48. Ah, sta vicino alla farm, ok. Ah, io ho lavorato 2 anni in Toscana, nella provincia di Siena. Infatti, quando hai scritto codesto, mi si è accesa la lampadina. Bella la Toscana. 2 anni, ho passato 2 anni strepitosi, anche se il lavoro che facevo era notturno. Però mi sono goduto la provincia di Siena, me la sono goduta proprio bene bene. Firenze, Grosseto, di Grosseto mi pare che ci sono due grandissimi artisti della musica italiana. Uno è, se non ricordo male, Umberto Tozzi, mi pare che pure lui è grossetano, e l'altro mi pare Riccardo Fogli. Forse non li conosci perché magari sei un giovanotto, quindi direi: ma chi sono questi? Sono due bravi cantautori. Umberto Tozzi, tu conoscerai sicuramente la canzone Gloria. Tu, tu, tu.
manchi tu nell'aria. Oppla, guarda un po' la Dayan qua. Oppla, avete visto che qua le macchine, oh, ehi, guarda, cioè queste macchine, queste automobili sono assurde. Sono molto ma molto aggressivi. Vabbè. Era una DS19. Peccato che non abbiano messo la AMI8, sai perché? La AMI8 pure è stata un'automobilina che ha fatto la sua storia. Axel, allora sei grandicello d'età. O sei appassionato di auto? Dimmi solo se sei grandicello o se sei appassionato d'auto. Senza dire l'età. Vabbè, DS, la Diana Ross. Anzi, ti faccio una domanda, così mi fai capire la tua generazione a quale appartiene. Ti garba di più? Ah, sei un modellista? Ok. Mamma mia! Io all'inizio pure io avevo provato a fare una collezione di modelli statici di elicotteri. Mi era arrivata una ventina, però poi non avendo spazio dove conservarli ho dovuto desistere. Quindi ti capisco, Axel. Che sfiderino. Ah, dammi del tu, Axel. Diamoci del tu. Le formalità e i formalismi qua io li lascio. Li ho sempre lasciati fuori la porta. Anche quando nell'esercito ho avuto un grado, non l'ho mai fatto prevalere, ho sempre evitato la formalità, attendi, riposo, andiamoci di più tranquillamente. Allora, per capire la tua età, ma mi sa che forse siamo coetanei, ti garba di più. La disco dance, la dance anni 80-90, quindi la Italo disco, oppure ti piacciono, che ne so, Achille Lauro, ti parlo come periodo, musicale, Achille Lauro, per dire Fedez, un J-Ax. A quale periodo musicale ti appartiene di più? È più vicino alla tua classe, come si dice in gergo. Così almeno mi fai orientare più o meno a capire, diciamo così, quante primavere c'hai. Allora siamo coetanei, caro Axel, io sono classe 78, anche se non sembra. Forse tu sei un ottantino, mi sa. Articolo 883, articolo 31, sì. Dovresti essere un ottantino. Quindi ci abbiamo qualche anno di differenza, grosso modo. Gli 883, vabbè, gli 883 negli anni 90. Ah, quindi sei un giovincello. gli 883 in quel periodo là, negli anni 90, hanno spaccato. Quindi diciamo che un po' This is the rhythm of the night, un po' ti appartiene, diciamo così. Children, forse sono canzoni che ci avrai, diciamo così, residui di memoria, magari le avrai
anche ascoltate, ma non te le ricordi. Children, per esempio, è uscita mi pare nel 97, quindi più o meno avevi 10 anni. Ah, per essere così giovane, insomma, c'è una bella cultura sulle auto, eh. Beh, che tu sei un appassionato, quindi è come se a me mi chiedessero le lenti acromatiche se sono buone o non sono buone, se i filtri ND possono essere utilizzati sulla fotografia, quando, queste cose qua. Anche se non sembra, diciamo, sono anche un po' appassionato di fotografia da lungo tempo. Diciamo che ho iniziato a fotografare sì, più o meno quando tu sei nato, grosso modo, qualche anno prima, 86, con le macchine fotografiche a pellicola, quelle che si caricavano a molla e avevano l'esposimetro all'interno che si muoveva in base all'apertura focale. Oh. Comunque, caro Axel, non so se hai notato, ma queste macchine qua, come mi faceva notare qualcuno, su Farming 19 le auto erano lentissime. Qua invece su 22 sono dei missili, sono dei razzi. Corrono come se fossero su un circuito di Formula 1 e poi soprattutto le auto, diciamo così, più datate sono quelle che si infilano sotto e ti fanno ribaltare. A me hanno fatto ribaltare pure la Trebbia, figurati. Ah, Polaroid, è quella, la Polaroid esiste da tanto tempo, però diciamo che negli anni 90 ha avuto il suo boom, perché se ben ti ricordi, all'epoca bisognava aspettare lo sviluppo, e che non è, diciamo così, quella che il cambiamento corporeo di una persona o l'accrescimento di una persona, ma era la lavorazione del negativo del rullino che poi veniva. Ops, mi sono incastrato. Lo sviluppo e quindi diciamo il trasferimento dell'immagine da un rullino fotografico alla carta fotografica. E quello era immediato. Mi ricordo il formato 4 terzi, piccolino piccolino, e la Polaroid ha fatto la storia delle istantanee. Mettevi là, dopo aver fatto la foto, ti mettevi lì e iniziavi ad agitare la foto che aveva più o meno la grandezza, era poco più piccola di una cartolina. Mettevi là, agitavi, aspettando che asciugasse. Il composto chimico. Sì, no, vabbè, ma tanto è poca roba. E il problema è che c'era l'alberello là che sembrava l'arbre magique. Tappetini nuovi, Arma Magic, deodorante appena preso che fa molto chic. E quando si scriveva il titolo di questa canzone, non so se lo facevi anche tu, invece di scrivere 6 a lettere si metteva il numero, il 6, 1 e poi si scriveva mito. Roba che se le racconti, diciamo così, alle generazioni di oggi, li fanno sorridere.
ma anche le frasi sul diario di Jim Morrison, oppure la scritta, che ne so, El Charro Levis, tutte queste cose qua. C'erano quelli lì più bravi che facevano, si faceva anche The Wall, l'album dei Pink Floyd. Si disegnava il muro e poi si scriveva The Wall. E vorrebbe un po' tutti quanti con il modem 56K, che per aprire una pagina internet ci voleva un bel po' di tempo. Mamma mia. Io il primo PC assemblato da me è stato nel 96. Siccome sono stato, a parte sono stato sempre uno smanettone sui computer, e quindi poi diciamo che in molte occasioni ho dovuto trovare il modo per far funzionare il computer, perché altrimenti, diciamo così, mi sarei beccato qualche sgridata, e quindi da lì poi ho imparato un pochettino a piano piano. Ho fatto con atti pratici, ho imparato un po' a sistemare i computer. E il mio primo computer, vero computer, se volessimo definirlo così, diciamo così, quello che regalarono a mio fratello, che poi ci gioca pure io, è il Commodore 64. E poi il 286 fu il primo PC che fu acquistato da mio padre. Poi il 486 è stato il mio primo PC assemblato, 486 pare, 686 comunque. E poi c'è stato il Pentium 4 con il processore Prescott, che ho iniziato a creare macchine un po' più performanti per il gaming. Ma sono, come si dice in gergo, tempi belli di una volta. Emul, ragazzi, mamma mia. Ma tu forse non ti ricordi Napster? All'inizio proprio c'era Napster, prima dell'evento di Emule. Poi uscì un altro software che si chiamava mo mi sfugge, come si chiamava, DC++, là, questi qua tipo Emule. Poi c'era un altro che si chiama WinMX. E nello stesso periodo uscirono i lettori multimediali, non pare che WinMX, che è un lettore multimediale. Uè, Pitti, buongiorno, puoi gentilmente digitare un attimo il comando punto esclamativo Pitti, anzi, digita il comando gentilmente, digita un attimo il comando punto esclamativo suoni. Poi c'è il tuo sound alert che è già stato caricato stamattina. Spero ti piaccia. Bonjour à toi, PT. Vai da zio Tappo, vai da zio Tappo, vai da lo re, vai da lo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi, a quant'è che vai in live te? Sì.
Vitti, ecco, è nel lunedì creativo. Ieri cosa ho fatto? Spero sia qualcosa di gradito. Poi quando andrai in live avrai anche il tuo inno. Questo è il sound alert più... ed è più breve. Grazie Vitti. Grazie, grazie. Ed è sound alert, come hai potuto vedere, molto più complicato del solito. Mi sono fatto una... mi sono andato tra virgolette a rendere qualcosa di più particolare. Allora ragazzuoli, io direi, arrivato a questo punto, di andare a vedere un attimino a chi fare il raid, perché adesso mi fermo un attimo qua. Ah, ovviamente vi faccio vedere la farm, giusto, perché Axel è nuovo. Allora, beh, questo mezzo l'ho noleggiato. Poi qua abbiamo il tutto. Qua mi sono riadattato un pochettino, una piccola salitina, ovviamente, per entrare da qua. Abbiamo i soliti macchinari qua. Queste sono balle raccolte anche durante le missioni. Qua abbiamo un po' di attrezzatura ancora piccola per il momento. Le gallinozze che stanno facendo le uova. La mitica stalletta dove abbiamo preso due mucche per ogni tipo. Ma qua non vedo la civizia. Ah, eccole qua. Ovviamente non è quella automatizzata, ma ho preso quella lì manuale. Poi abbiamo la serra, ovviamente. Vai da zio Tappo, vai da zio Tappo, vai dallo re, vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi, quando è che vai in live te? Bitti noi, bitti noi, quando c'è vai in live. Bitti noi, bitti noi, quando c'è vai in live. Mi fa piacere che risulta simpatico. Allora, vi dicevo, qua ho messo la solita serra. Questa qui ho cambiato la posizione del silos. Prima avevo il multifruit, quello lì enorme, che era messo qui. Poi per questioni di raccolta del concime ho deciso di prenderne uno più piccolo, meno voluminoso, l'ho messo lì. Poi qui abbiamo le due produzioni, vabbè, il mulino per grano. E abbiamo messo anche il forno, che prossimamente vedremo di sfornare un pochettino anche le torte. Allora ragazzi, vediamo un pochettino adesso a chi fare il raid. Allora, io direi di farlo a Snake. Grazie Axel, è proprio minimal. Poi piano piano cercherò di acquistare anche l'altra parte della farm, e quindi piano piano ci mettiamo un po' ad ingrandire. Boh, diciamo che adesso l'ho impostata più sulla produzione, quindi ci sono andato abbastanza diretto. Allora ragazzuoli, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia. Questa mattina durante la live ringrazio anche voi che avete guardato questo video in replica su Twitch. L'appuntamento con Farming è sempre durante la mattinata. Per voi che siete in replica la programmazione continua, per voi che invece siete in live vi chiedo la gentilezza, se potete restare nel canale e facciamo il raid all'amico Snake. Allora, per voi che siete avete guardato questo video in replica vi ringrazio.
vi lascio adesso con la continuazione della programmazione. State buono, aio! Vai da zio Tappo, vai da zio Tappo, vai dallo re, vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi quando è che vai in live te? Bitti dai, quando c'è vai in live. Grazie a tutti, ragazzuoli. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.